il vostro imperatore? Non ho sentito bene. Chi è il vostro imperatore? Oh! Benvenuti ragazzi in Illogical Minecraft 2. Dopo il successone della prima map, torniamo a giocare anche alla seconda. Allora, ci sono tanti pulsanti. Ora, io sono sicuro al 300% che mi uccidono tutti. Ah, mi ha scritto proprio nope. Ok, quindi quello è il pulsante sbagliato. Ovviamente anche questo è il pulsante sbagliato. Vogliamo scommettere che anche questo è il pulsante sbagliato? Esattamente, eppure questo, giusto? Perfetto, provane un altro. Ok, come faccio a provarne un altro? C'è qualche... ce l'ho in testa? No, non ce l'ho in testa. Dov'è il pulsante? È qua? È sotto? No. Qui ci sono i blocchi invisibili, quindi non mi fa andare oltre, non mi posso sporgere verso il bordo. Io vi giuro ragazzi che queste mappe ovviamente non me le ricordo perché le ho giocate 5-6 anni fa. E quindi come faccio a ricordarmele? Impossibile. Oh, vuoi vedere che tipo ho mimetizzato in mezzo ai blocchi di legno? Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, 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 trovato! Questo è il Logical Minecraft 2. Bello, pure la intro? No, non ci posso credere. Cioè, è uguale al primo. Mi dice di saltare in uno di questi. Allora, nella prima mappa che abbiamo fatto, la risposta giusta era la lava. Adesso non credo sia la lava, quindi mi butto nell'acqua. Non ci posso credere. Non ci posso credere che mi ha trollato di nuovo. Ok, allora è questa. Ah, meno male. Allora, ci abbiamo tante librerie. Là sotto c'è scritto LOL. Perché ho come l'impressione che sclererò. Nell'inventario non ho nulla, giusto? Ovviamente posso utilizzare gli aiuti, ma noi cercheremo di non utilizzarli, almeno fin quando non mi blocco totalmente. Ci sarà un pulsante qua sotto, ne sono certo, ma ho paura a buttare. Non c'è nulla. Mi devo buttare nel LOL, forse? Oh, sono ancora vivo. C'è un pulsante? Forse sì. Non riesco bene a capire se... Sì, c'è il pulsante. E come faccio ad arrivarci però da qua? Ciao, ci vediamo. Oh no, 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 no. Ecco, perfetto. Che gli scleri abbiano inizio. Allora, quindi io devo no, è impossibile. È impossibile. Ci deve essere per forza un altro modo. Vuoi vedere che ci sono dei blocchi invisibili? Aspetta, aspetta. Proviamo a camminare nei bordi. Nella prima mappa c'erano i blocchi invisibili, quindi perché no? Potrebbero esserci anche qua. Ovviamente no. Bene, utilizziamo l'aiuto. Livello numero 1. Fai attenzione sotto la piattaforma. Sì, no, no, quello l'avevo capito. Penso che ci fosse arrivato pure un criceto. Ma come faccio a che razza di aiuto inutile è? Fai attenzione sotto la piattaforma. Ma si riferisce alla scritta LOL. Lo so che qua sotto c'è un pulsante. Ma come lo schiaccio? È impossibile. Non ho il tempo. Ah, no, no, non ci credo. Io non ci credo che ci sono riuscito 6 anni fa. Quando... Oh, ce l'ho fatta! Wow. Sono il re del mondo. Allora, lì c'è scritto... Non c'è niente. Oh, ehi. Aspetta. Wow. Ok. Cioè, così non c'è nulla e cado. Se mi giro e la faccio al contrario, appaiono i blocchi. E se mi rigiro, cadono. Wow! E allora devo fare tutto così. Pa, 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 pa. Come faccio ora però a schiacciare il pulsante senza cadere? Devo essere veloce. Vai! Ok, ce l'ho fatta. Livello numero 3. Bene, tanti pulsanti. Tantissimi. Non ci facciamo mancare nulla questa volta. E anche tanta lava. Li devo schiacciare tutti? Probabilmente no. Ah, c'è un Ender Chest. Che ovviamente è vuota. Ah, lì c'è un'altra scritta, l'ho letta. Che c'è scritto? No, no, no. Mannaggia me. Aspetta, aspetta, aspetta. Forse devo fare parkour. Come faccio a fare? Ah, ho capito. Devo prendere danno qua e salire qua. Guarda. Oh, guarda. No, ora ci riesco, vi giuro. Con questo mezzo. Dai. Au. Lo so che sembro scemo, ma vi giuro che... Cioè, dovrebbe essere così tecnicamente. Proviamo con la lava. Ma è acqua. Ma dai, ma... Che cavolo. Io volevo prendere danno. Ok, abbiamo trovato un pulsante che può essere piazzato su un blocco di diamante. Ok, quindi questa lava non ti uccide. È acqua, bene, buono a sapersi. Blocco di diamante? E dove cavolo è il blocco di diamante? Lassù? Cosa c'è scritto lì? Ara? Ah? Allora, il pulsante magari mettiamolo qua perché ho paura di perderlo adesso se muoio. Devo sicuramente fare un parkour. Ma qua non ci posso salire. Cioè, l'unica cosa che mi viene in mente è che mentre prendo danno devo fare il salto. Ma non funziona. Provo a buttarmi, vediamo se c'è qualcosa là sotto. Non si direbbe. Qualcuno mi può spiegare come devo fare sto salto? Oh. Eh? Cosa è successo? Non ci posso credere. Maledetto. Maledetto creatore della mappa, ha messo un blocco finto. Ma dai, ma non ci posso credere. Un quarto d'ora a cercare di fare parkour. Ecco, di nuovo parkour. Che c'è scritto laggiù? Hey. Con la A. Va bene. Quindi si fa così questo parkour? No, come faccio adesso ad arrivare lassù però? A meno che ci siano dei blocchi invisibili. Non mi sembra. Oh, aspetta. No. Allora, controlliamo l'inventario. Che non abbiamo nulla di sospetto. No, io devo arrivare là. Bello. Vediamo se ci sono dei blocchi visibili. No,
C'è un pulsante però, lo vedete? Lo vedete? Ah, t'ho sgamato. T'ho sgamato! No, perché sono in prigione? Mi ha messo in prigione! Come faccio a uscire da qua? Ma l'ho superato il livello! Sì, sono a livello 5. Qua non c'è nulla. Ah, va bene, va benissimo. Aspettate che metto giorno, che la notte non mi piace. Allora, questo parkour io so già, infatti, stavo per dire, so già che sarà un troll. Scommetto che tutte quante le strade sono strade finte, dove non posso andare, vero? E infatti, qua blocco invisibile, che non mi fa andare oltre. Qua sicuro pure, è perfetto, appunto. Proviamo con questo di Dark Oak, ovviamente blocco invisibile. Bene, bene, bene. Ce l'ho in testa? No. E qua giù? Ci sono pulsanti qua? No. E mi resta questo da provare. Top. Proviamo con quello di destra. Oh, no, era giusto, era giusto. Ok, Dark Oak di destra, Dark Oak di destra. Eccolo qua, boom. No, questo è Spruce, Dark, eccolo. Dark Oak, destra. Ora non so se andare a destra o a sinistra. Continuiamo con la destra. Ovviamente c'era un blocco invisibile. Allora, quindi destra, sinistra. La cesta non me la fa ancora aprire. Proviamo di nuovo a destra. Oh, oh. Tre di planks. Che devo fare? Un letto? Sì, è così. Certo che devo fare un letto, ecco perché era notte. Ok, ho sbagliato a mettere giorno, devo rimettere notte. Proviamo ad andare a sinistra. Oh, ora a destra. Ok. Te pareva che c'era il blocco invisibile nell'ultimo. Ovvio, ovvio. Certo, ok. Uno di lana. Oh mio Dio, no! Cioè io quindi devo fare tutti i percorsi per ottenere tutta la lana. E qua come faccio a farlo? Lo fa il giro, tipo? No. Allora, proviamo con la bercia a sinistra. Ok, destra. E ora, quale sarà? Non me ne frega niente perché io lo prendo a distanza. E vai. Così, e così. Ne manca uno, quello di Spruce. Sinistra, ok. Dai, non voglio morire. Oddio, avevo ragione. Boom, fregato. Sono morto comunque. Bravo, Kendall. E non sai fare neanche un salto. Ok, devo fare un letto allora, giusto? Voilà. Può essere piazzato sulla bedrock. E buonanotte. E al mio risveglio mi porta qua. E voilà. Ok, livello numero 6. Ah, oddio, questi li odio. Ok, 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 è fattibile. No, aspetta, come faccio a... Devo buttarmi io? Eh? Che devo fare? Ah, pulsante che può essere piazzato su blocco d'aria. Quindi devo fare... Come devo fare? Qual è il blocco d'aria? Qual è il blocco d'aria? Che cos'è il blocco d'aria? Ma che stai dicendo? Lì c'è scritto stop. Voglio vedere l'aiuto. Tira il pulsante. Ah, mi era dato un altro che può essere piazzato sulle barriere. Quindi ogni volta che io... Ah, ok, bene. Mi piace questo. Ogni volta che tiro il pulsante mi dà un altro pulsante che può essere piazzato nelle barriere. Ok, quindi questo l'abbiamo spinto. Adesso lo spingiamo di nuovo e dobbiamo spingere anche questo. Uno e due. Dopodiché spingiamo questo. Così se lo tira. Yeah. Poi ci serve questo e questo. No, questo e poi questo. Si è rotto. Ok, aspetta. Così. Ah, lo devo mettere qua, certo, sono stupido. Uno e due. Ok. Questo ora se lo riprende tutto il pistone. E questo si prende la sabbia. Fantastico. Dopodiché questo lo spingiamo così. E ce ne serve un altro da mettere qua. Quindi così. Voilà. Andrà sulla pressure. Livello completato. Sono un genio. Beh, perché? Dubitavate di me? Mi raccomando, se non dubitavate lasciate un mi piace. Livello numero 7. Ci abbiamo una casina piccina picciò. All'interno di un mondo piccino picciò. E lì, ah, ti ho visto, c'è un blocco di diamante. Ok. Parkour. Ho cesta con chiave mistica, che mi servirà per aprire la porta, presumo. Oddio. Allora, in questa cesta c'hai 4 elementi. Quando li tieni in mano, i blocchi appaiono. Quando li cambi, sentirai 3 suoni e dopo quello i blocchi scompariranno. Ho capito. Quindi ci abbiamo la foglia, la casa, il log e la nuvola. Quindi se io tengo in mano adesso il blocco di foglie, ok, scompare tutto tranne le foglie. Allora quello che devo fare è capire dove mettermi per iniziare il parkour. Proviamo con il blocco nuvole. Dovrebbero apparire le nuvole, quindi in alto. Ok, quindi il parkour non lo posso iniziare dalle nuvole perché non c'ho un punto di partenza. E allora sarà log. Il blocco log, vediamo. No, anche da qua. Ah, forse da qua posso. Aspetta. Adesso proviamo a mettere casa. Oddio, questo è complicato. Ok, no, casa mi fa cadere. Quindi log è giusto. Poi forse devo fare nuvola. Quindi log, nuvola. Sì, però ora mi devo ricordare qual è il blocco. Ma è follia. Ok, è questo, è di qua. Quindi io da qua devo fare un salto verso di là. Ma siete pazzi! No, sto livello mi fa impazzire. Sto livello, ragazzi, mi farà uscire fuori di testa. Uno, due, tre. Ora. Ok. Eh sì, ma io adesso non mi ricordo dove devo andare. Aiuto. Aspetta, qua se non sbaglio c'era un altro albero. Quindi se attivo... No, devo attivare casa. Attivo casa. E dai, l'ho buggata. Allora, quindi è log. Poi cloud.
nuvola, ora, adesso è foglie, così posso salire sulle foglie e poi di nuovo nuvola, ora, ok, adesso di nuovo nuvola, 1, 2, 3, ora, ok, adesso non lo so, credo casa, devo saltare sulla casa, 1, 2, 3, vai, ok, siamo su, e adesso... Adesso dove devo andare? Proviamo con nuvola. Vediamo. Ah, da lì dovevo andare lì. Poi qua c'è un altro albero. Abbiate pazienza, ragazzi. Sì, poi vado sull'albero e poi vado sulla casa. Ok, credo di averlo capito. Quindi è albero, nuvola. Ok, poi foglia. Così. Poi nuvola di nuovo e stavolta devo andare dritto. Adesso torniamo sulla nuvola. Poi devo fare foglia. Così salgo qui, credo. Ora. No, ma dai, ma che... Ma pensavo fosse all'angolo, invece è a destra. Va bene, va bene. Easy, dai. Ok, adesso una volta qua devo attivare casa, giusto? E buttarmi il più possibile in avanti sulla casa. Ok, adesso siamo molto in alto. E qua da qualche parte c'era la nuvola. Però non mi ricordo. Innanzitutto, io... Ah, il pulsante è qua, perfetto, meno male. Stavo per dire, dov'è il pulsante da mettere là? Ok, proviamo con nuvola. Mi devo buttare a caso perché non mi ricordo dov'era. Oddio, ce l'ho fatta. Ok, ok. Non sbagliare salto. Boom, sono il re di Minecraft. Che è sta roba? C'è qualcosa nell'inventario? No. Lì sotto c'è una scritta? C'è scritto boh. Quindi devo fare parkour? Così semplice veramente? Non può essere. Io sono il re del parkour, non puoi sfidarmi in un semplice parkour. E infatti mi sa che non è un semplice parkour. Che altro devo fare adesso? Come faccio a superare sto livello? C'è qualche cosa nascosta? Non si direbbe. Usiamo l'aiuto. Il livello numero 8 è l'ultimo. Trova il pulsante, ti servirà l'F5. C'è un pulsante nascosto? E dove? Com'è possibile che non l'ho visto? Forse... dai. Eccolo, l'ho visto. Aspetta, quindi è qua. Eccolo, eccolo. Schiaccialo, schiaccialo. Mannaggia. Non è facile schiacciare i pulsanti mentre cadi. Dai. Schiacciato. Ragazzi, il re di Minecraft sono ancora io. E ovviamente esiste anche la terza mappa di Logical Minecraft. Quindi, se la volete vedere, lasciate un mi piace a questo video e fatemelo sapere nei commenti. Ciao.